Eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati, seconda parte di prima mattina, dopo la rassegna stampa. Quest'oggi ci occupiamo di letture, libri e letture specificatamente rivolte ai bambini più piccoli, nell'ambito di un progetto molto interessante che ormai lo possiamo dire si è affermato a Teramo, ma non solo. Il progetto è quello dettato e portato avanti dall'associazione Nati per Leggere, insieme ed in collaborazione anche con altre realtà come Teramo Children. A parlarcene quest'oggi in studio con noi c'è Anna Di Monte, che saluto, buongiorno e ringrazio buongiorno. Per essere qui con noi, che è vicepresidente appunto dell'associazione Teramo Children, ma lei ci tiene moltissimo ad essere anche ovviamente presentata come lettrice volontaria di Nati per Leggere, questa una rete, la possiamo definire una rete che è presente su tutto il territorio nazionale, è arrivata anche a Teramo e sul territorio provinciale, dedicata appunto ai più piccoli, ai bambini, per iniziarli sin dalla più tenera età al piacere e all'importanza della lettura, con tante iniziative, giusto? In vari luoghi, in varie realtà. E parleremo tra pochissimo in particolare di un qualcosa che è accaduto ieri pomeriggio all'ospedale di Teramo nel reparto di pediatria. Esatto. Quindi Nati per Leggere è un'iniziativa che si rivolge, come dicevamo, ai bambini più piccoli, nella più tenera età. Con quale finalità? Buongiorno, io sono Anna Di Monte, sono una volontaria di Nati per Leggere. Nati per Leggere è un progetto nazionale, spalmato su tutto il territorio in modo molto capillare, ed è un'iniziativa, è un lavoro di volontariato. Nati per Leggere si occupa di quello, di come l'ambizione più grande, l'obiettivo maggiore è quello di promuovere la lettura in primissima età e portare i genitori a capire che genitori si diventa, che la lettura nei primi anni di vita è un'esperienza fondamentale per lo sviluppo emotivo, cognitivo del bambino, che sarà un adulto poi, ed è promossa dai pediatri, dal Centro dei Pediatri Nazionale, dall'Associazione Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino. Il fatto che stiamo vedendo anche la home page del sito nazionale, insomma del sito del progetto, esatto. Nati per Leggere. Si diventa volontari di Nati per Leggere attraverso un corso di formazione che viene fatto a chiunque voglia occuparsi di infanzia, e questo corso di formazione è fatto da lettori professionisti, specialisti di lettura animata, da pediatri che formano e spiegano ai lettori come loro devono diventare degli ambasciatori di Nati per Leggere, affinché questa pratica così fondamentale per la crescita del bambino sia diffusa il più possibile. Quindi ecco, bisogna, come dire, ecco, formarsi, seguire un percorso per diventare lettori volontari, non ci si può improvvisare, come dire, anche nel rapporto con i bambini più piccoli, bisogna essere davvero preparati per iniziare questo percorso e entrare in contatto con i bambini. Certo. Noi veramente accogliamo nelle nostre iniziative anche genitori che si propongono di leggere, anche se non sono formati. Certamente tutti gli eventi che noi promuoviamo sono eventi gestiti dai lettori, volontari formati, ma perché più che altro nel percorso di formazione si capisce come il genitore si deve porre nei confronti del bambino. Noi parliamo, impariamo a parlare ai genitori di come devono tenere il bambino in braccio mentre leggono, questo momento di grande intimità e di condivisione che crea una relazione molto positiva e empatica, ma soprattutto fa crescere il genitore, perché impara a capire le reazioni
ciò che il bambino preferisce, ciò che il bambino gode, ciò che il bambino gusta. Che poi ovviamente è importante come dire, questa formazione, in un certo senso specifica, però poi all'interno delle quattro mura domestiche tutti i genitori devono potere, volere e saper leggere anche i propri bambini. Esatto, ma infatti noi nelle nostre letture, nelle nostre iniziative dedichiamo la prima parte del pomeriggio che si sta insieme a spiegare ai genitori come stare con i propri figli, come creare questa abitudine, il fatto di leggere prima di dormire, il fatto di stare vicini, il fatto di parlare a bassa voce, il fatto di anche enfatizzare le parole chiave per suscitare, rendere un pochettino più teatrale, come dire, la lettura, esatto, per coinvolgere maggiormente i bambini. Esatto, anche se poi comunque va bene comunque la lettura del genitore, perché c'è poi l'importante, l'aspetto affettivo, esatto, è già, come dire, dedicare del tempo a questa attività insieme ai bambini, ecco, creare questa intimità. E quindi noi diciamo siamo dei, quindi, volontari, molti dei quali immagino, come anche Anna Di Monte, magari vengono proprio dal mondo dell'insegnamento, della scuola, quindi da un'esperienza professionale di questo genere, ci sono operatori specializzati, però si è volontari, chiunque. Quindi chiunque vuole approcciarsi, vuole avvicinarsi a queste buone pratiche, esatto, è invitato a farlo. Assolutamente, vengono tenuti dei corsi periodici, se si è interessati ci si informa, su dove noi praticamente abbiamo fatto questa iniziativa di cui parleremo per le Nati per Leggere in Ospedale, sì, che è stato promosso da tre presidi di Nati per Leggere, che è quello di Montorio, quello di Teramo e quello di Castelnuovo. Che sono i presidi, come dire, territoriali. Nella zona, sì, di Teramo, sì, perché di Teramo. C'è tutta una, per diventare presidio Nati per Leggere c'è una procedura che noi abbiamo avuto la fortuna di istituire a Teramo, quindi siamo un gruppo di lettori che lavorano sul territorio. Certo, sì. Quelle che stiamo vedendo, questo è un breve video, poi vedremo anche delle foto, è proprio la testimonianza di quanto accaduto ieri pomeriggio nel reparto di pediatria dell'ospedale di Teramo. Ce lo vuole raccontare? Cosa avete inaugurato? Allora, noi dunque nel reparto di pediatria di cui è primario il dottor Mario Di Pietro, c'è già la scuola in ospedale, che sono due sezioni, uno di scuola dell'infanzia e uno di scuola primaria, in cui ci sono due docenti dell'Istituto Comprensivo d'Alessandro Risorgimento che prestano il loro servizio professionale nella corsia di pediatria. Hanno due aule e in queste due aule praticamente durante la giornata accolgono i bambini ricoverati e fanno fare loro i compiti, cercano di tenere in relazione questo periodo in cui il bambino si allontana, sì, dalla scuola con la scuola. Quindi diciamo che aiutano i bambini a attraversare questo momento critico dei genitori e dei bambini stessi nel miglior modo. Anche per, come dire, mantenere una parvenza di normalità, no? nella vita dei bambini, di questi piccoli, esatto, pazienti. Il dottor Di Pietro è molto sensibile a questo tipo di iniziative e abbiamo iniziato questo ragionamento, questo sogno tanto tempo fa, un paio d'anni fa, e pian piano si è concretizzato. Ora noi abbiamo scritto un progetto che verrà finanziato dalla Fondazione Tercas e dalla ASL in compartecipazione. Faremo un corso di formazione per operatori sanitari e anche per chi vorrà iscriversi a questo corso, perché proprio il reparto pediatrico sia frequentato da persone che sono
sempre più consapevoli di quanto sia importante avviare questo tipo di offerta ai bambini ed esserne protagonisti in primis. Quindi faremo questo corso di formazione, poi faremo un evento di lancio che concluderà questo corso e abbiamo avviato, inaugurando ieri, una biblioteca in una stanza interna, insomma, interna al reparto. Quindi con dei libri donati per l'occasione. Esatto, una scuola dell'infanzia di Montorio ha raccolto dei fondi e ha donato non tantissimi, ma insomma una trentina di libri. Beh, che non sono pochi. A questo reparto, perché poi va detto che anche la scelta, facendo il corso di Danti per leggere, stando a contatto con noi, si impara anche, i genitori imparano anche a scegliere i libri adatti. Esatto, il libro adatto alla fascia d'età dei propri figli, con libri di qualità che siano fatti da autori e illustratori, insomma, portatori di valori, e quindi hanno regalato alla pediatria. Sì. Questo libro. Noi abbiamo partecipato a tutta l'organizzazione e quindi andremo a fare le letture in biblioteca, in ospedale, in questa ogni piccola sabato, biblioteca nella biblioteca di del pediatria. Reparto, tutti sabato mattina. Quindi sarà un appuntamento fisso. Insomma, che si ripeterà ogni sabato. Avevamo stabilito di farlo di mattina, ma parlando con il dottor Di Pietro forse suggeriva che era più opportuno farlo di pomeriggio, perché i bambini la mattina hanno le visite mediche, le analisi, i controlli, eccetera. Il pomeriggio è più momento più tranquillo. Non solo, ma insomma hanno anche meno da fare, sì. Quindi sono più, si annoiano di più, insomma si può riempire meglio questo tempo. Piccoli pazienti, purtroppo, insomma, bambini che sono ricoverati per un determinato periodo in ospedale, quanto è importante questa attività, questa pratica della lettura e dell'ascolto delle letture? Noi pensiamo, cioè vogliamo mandare questo messaggio, che la lettura non è rivolta solo ai bambini che non sanno leggere. Di questa biblioteca, sì, del reparto. Piccola, acquisteranno anche una scaffalatura adeguata, perché ci sono tanti altri libri che non sono stati sistemati perché non c'era lo spazio. E sono stati stanziati dei fondi per l'acquisto, abbiamo già preso contatti con dei rivenditori. E è importante perché di solito la lettura che si fa a scuola, soprattutto, è una lettura che è sempre finalizzata alla didattica, è uno spunto per poi dare un lavoro. Noi invece vogliamo creare la lettura come momento di piacere esclusivo, come dono per stimolare la fantasia, la curiosità, senza che ci sia un lavoro successivo, certo, che è più di tipo scolastico. Quindi la lettura, insomma, come lettura fruizione e anche come semplice piacere. Esattamente. Poi leggevo, insomma, si specifica lettura a bassa voce, quindi anche il modo di leggere, il tono, sì, di voce, l'impostazione ha una sua importanza, certo, quando si tratta, insomma, con dei bambini. Dunque, noi, a parte questa iniziativa che è partita ieri, che è stata inaugurata ieri e che partirà sabato prossimo, tutti i primi lunedì del mese leggiamo nella Biblioteca Delfico. Quindi Nati per Leggere è presente ogni mese in biblioteca per bambini da 0 a 6 anni. In quel giorno veramente preferiamo avere dai 0 ai 3, perché il bambino è molto piccolo. E anche, quindi, immagino anche, insomma, che sia difficile, come dire, catturarne l'attenzione. Meno di quanto possa sembrare, perché chiaramente abbiamo un materiale librario che è adatto, certo, a quella fascia d'età. Quindi il colore, l'albo illustrato, la pagina che il bimbo può toccare, che può sciupare, o di stoffa o di altro. Un materiale particolare. Sì, e poi il fatto dell'enfasi del volume, che è basso, che quindi crea questa magia.
Anche insomma, l'enfasi, il colore della voce, l'espressività che noi impariamo a restituire per catturare e anche per mostrare al genitore come si legge. Come si legge e come poter poi quindi leggere anche a casa. A casa, fondamentale. Quindi è molto importante anche la scelta dei libri. Sì. E ve ne sono appunto di alcuni specifici proprio per questa fascia di età, certo, no? di bambini piccolissimi, non solo per quel che riguarda magari, come diceva prima, il materiale, proprio la consistenza, sì, del libro stesso, ma anche per i contenuti, per i, certo, temi. Da certo, questo punto di vista, quali sono i libri più adatti, i libri che voi scegliete e che leggete ai bambini? Noi abbiamo una collaborazione, una consulenza continua con il dottor Tito Vezio Viola, che è il direttore della biblioteca di Ortona, che è uno specialista proprio nell'accompagnare, anche lui è un volontario NPL. E abbiamo questa consulenza che praticamente ci fornisce, in modo che noi cerchiamo di comprare, di acquistare su sua indicazione i libri adeguati alla fascia di età che ci interessa, perché noi, ecco, come Nati per Leggere arriviamo a 6 anni, poi come Teramo Children, perché io sono anche vicepresidente dell'associazione, proseguiamo fino all'adolescenza. Quindi accompagniamo i bambini oltre i 6 anni fino a tutta la scuola media, la scuola secondaria di primo grado. Insomma, perché poi la lettura ovviamente è una pratica da non abbandonare mai. Insomma, da proseguire, esatto, man mano anche durante il percorso scolastico. E la scelta dei libri noi la impariamo a selezionare intanto le case editrici che curano l'immagine, curano il testo, perché una buona letteratura è comunque alla base, una buona illustrazione, quindi ci sono autori che noi prediligiamo, abbiamo un catalogo di Nati per Leggere che anche i genitori possono consultare, chi va nel sito può trovare. C'è una sezione proprio libri consigliati adesso. Sì, c'è proprio una bibliografia consigliata da Nati per Leggere. E quindi il genitore, oltre che da noi, perché molti genitori che vengono dicono: ah, è stata un'esperienza bellissima, la cosa più importante è che ho imparato a capire cosa comprare per mio figlio. E questo è sicuramente molto molto importante. Dalla regia Gianluca Iezzoni ci informava che c'è un messaggio da parte di qualche nostro telespettatore e lo leggiamo insieme. Buongiorno, sempre complimenti a chi si impegna per gli altri, è il sano principio della vita. Questo messaggio che in generale, come dire, può essere rivolto a chiunque fa del volontariato e si occupa degli altri, nello specifico in questo caso parliamo dei volontari e delle volontarie lettori e lettrici, sì, di Nati per Leggere. Diceva Anna Di Monte che c'è un calendario di appuntamenti, quindi abbiamo parlato della pediatria. C'è la Biblioteca Delfico, quindi come luogo anche simbolo, giustamente, fisso. No? Fisso per le letture, ma vengono coinvolti anche altri luoghi, altri spazi nelle attività di Nati per Leggere? Allora, noi come Nati per Leggere qui a Teramo abbiamo questo appuntamento fisso in biblioteca. Poi è stato costituito, chiaramente noi andiamo a leggere dovunque ci chiamano. E questo quindi, è anche un invito, no? Ad, certo, organizzare degli eventi simili. Le scuole che richiedono la nostra collaborazione fanno una richiesta e noi andiamo a fare le nostre letture nelle scuole, partecipiamo al libro, alla settimana di Librarsi, in cui si intensifica, è una settimana molto frenetica in cui tutti fanno richiesta e noi cerchiamo, per le forze che abbiamo e per la disponibilità dei volontari, certo, di soddisfare le richieste. Domani, e colgo l'occasione per darne notizia anche a chi ci sta seguendo, ci sarà il primo compleanno
della casina di Giovannino. È un'iniziativa. Domani giovedì 11 domani ottobre. Giovedì 11 ottobre, esatto, sì, sì, sì. Alle 3, alle 15. Nello spazio a fianco alla scuola De Jacobis c'è una casina che è stata. Siamo nel quartiere Gammarana. Per identificarlo, insomma, sì. Per chi non è di Teramo. C'è una a fianco proprio alla scuola, c'è una casina che si chiama la casina di Giovannino. Ed è stata organizzata, è stata costruita dalle insegnanti della scuola De Jacobis. Ed è una cosa che in questo momento sta proliferando un po' in Italia, e sono delle biblioteche libere, aperte, disponibili a chiunque. Sono delle casette, insomma, dei luoghi dove si prende. Eccola qui, lo stiamo vedendo, grazie sempre alla regia di Gianluca Iezzoni che ci segue passo passo. Questo contenitore, appunto, riceve. Poi si chiama così non a caso, no? E poi lo spiego. Si chiama Giovannino, la casa di Giovannino, perché il dirigente che ha preceduto l'attuale dirigente era Giovannino Pettinaro, scomparso l'anno scorso. E lui è stato il promotore delle biblioteche nelle nostre scuole, nel mio istituto in particolare, dove lui ha voluto che si istituissero biblioteche in tutti i plessi della sua scuola. E quindi, in memoria di questa sua passione, abbiamo voluto dedicare, le maestre della scuola hanno voluto dedicare questo spazio chiamandolo Giovannino, che comunque è un nome da bambino anche, no? E in questa scatola, in questa casina, le persone, i ragazzi, chiunque lascia dei propri libri e prende in prestito dei libri. Quindi c'è questo scambio gratuito, silenzioso, esatto. Senza custodia, senza proprietà. Ecco, è un esperimento che sta funzionando. Che sta funzionando, ed è anche motivo di curiosità di chi si avvicina, di chi cerca di capire che cosa sia, e vicino alla scuola ci sia questo punto di lettura dove non si legge lì, non c'è nessuno che legga lì, ma c'è questo scambio, sì. Esatto, di libri. Domani ci sarà questa manifestazione. Ufficiale, perché è un anno che esiste questa casina. Si celebra il compleanno, si festeggia. È un compleanno, il primo compleanno. E noi andremo a leggere, come Nati per Leggere, come Teramo Children. Faremo delle letture animate. Prima delle letture ci sarà il coro, ci sarà della musica che faranno i bambini dell'istituto. E poi faremo queste letture, ci sarà insomma una festa appunto, alla quale sono invitati tutti. Chiunque voglia partecipare, certo, immagino, sia come, ecco, come fruitori, no, prego. Che come lettori, cioè è per uno spazio fino alle 6 a conoscenza, non so. Insomma, anche di questa realtà, di queste iniziative, di questa realtà, certo. Ha nominato Teramo Children, ovviamente sì. Ne abbiamo già parlato, però possiamo anche in questo caso spiegare meglio anche quali sono le attività dell'associazione Teramo Children, che vanno oltre, come dire, l'età dei 6 anni, oltre l'introduzione alla lettura, sì. l'avvicinamento alla lettura, ma con tante tematiche anche molto importanti da un punto di vista educativo, scolastico, sociale, per quel che riguarda il benessere dei bambini, certo. Di Teramo. Noi diciamo che io qui sono in doppia veste, perché molti dei lettori volontari sono anche associati di Teramo Children. Teramo Children è formato da insegnanti, genitori, che sono stati spinti a costituire questa associazione dalla nostra compianta Anna Ferrante, che era la direttrice del Nido Pinocchio. Sì. Che appunto è scomparsa l'anno scorso e che era moglie di Giovannino Pettinaro. E si è spesa sempre moltissimo, ha cercato di promuovere iniziative di livello alto in collaborazione stretta con Reggio Children,
E da questo viene il nome di Teramo Children, perché si ispira esattamente allo spirito, ai principi pedagogici di Reggio, che è famosa nel mondo come proprio il fiore all'occhiello della formazione dell'infanzia. Anche con diversi poi progetti anche in comune, no? Tra Reggio Children, Teramo Children, sì, che sono stati proposti per la città di Teramo. Sì, noi come Teramo Children e come Nati per Leggere stiamo partecipando a due bandi nazionali, uno si chiama FACE, Farsi Comunità Educante, e l'altro si chiama Radici, che sono stati finanziati da intanto c'è questa collaborazione con Reggio continua, e c'è la compartecipazione del Comune. Quindi diciamo che, senza entrare troppo nello specifico dell'associazione, ma quello che a noi preme è che Teramo consideri i bambini come portatori di diritti e quindi che abbiano diritto ad avere delle opportunità. Che quindi anche le politiche, insomma, tengano conto che il cittadino diritti, non è l'adulto soltanto, ma il cittadino è anche il bambino. Che da quando si nasce si è cittadini. Si è cittadini, esatto. Quindi non ha bisogni, ma diritti. Il diritto del bambino è quello di avere lo spazio, di avere considerazione. Infatti ieri il primario ha fatto una battuta molto carina, perché diceva, quando di solito si chiede qual è il lavoro, il mestiere più difficile, prima si diceva il genitore, e lui dice: ora secondo me il mestiere più difficile è fare il bambino, perché per il bambino oggi non è facile. Sono tanti ostacoli, insomma, anche per esprimersi nella propria identità, no, di bambino. Esatto, perché il bambino ha bisogno che gli adulti si occupino di quelle che sono le necessità e le aspettative dei bambini. Quindi Teramo vuole diventare, e io sono ben felice di poterlo dire, anche a livello proprio di amministrazione comunale, cosa che il sindaco sta partecipando pienamente a tutte le iniziative che noi facciamo e si sente proprio molto coinvolto in questo tipo di scelta, e anche l'assessore Marroni e l'assessore Ponziani, che ieri non hanno partecipato, hanno mandato l'assessore alle politiche sociali, sì, nelle foto precedentemente, sì, Simone Mistichelli, esatto, che rappresentava l'amministrazione, che anzi, qui sono contenta di fare questo annuncio, ci ha proposto di far venire a Leggere in ospedale anche i componenti della giunta. Ah, benissimo. Fare da lettori, proprio, sì, come dire, coinvolgersi in prima persona. In prima persona, metterci la faccia. E quindi diciamo che Teramo vorrebbe, come dice la Marroni, che diventasse una capitale del bambino, in cui si dà spazio, si dà valore, e quindi noi con Nati per Leggere e Teramo Children cerchiamo di promuovere. Abbiamo questi due progetti che sono stati finanziati appunto dalle fondazioni nazionali, Pace e Radici. Quelli che diceva prima, che fanno capo a Con i Bambini, che è una diciamo un insieme di fondazioni nazionali private, che hanno finanziato, proprio hanno messo dei soldi per le zone del cratere. Quindi dei soldi sono stati destinati a dei progetti, e quindi noi siamo fortunati a farne parte, perché abbiamo vinto questa opportunità. Faremo letture nella provincia, nei comuni delle aree terremotate. Aree, ecco, appunto, anche i bambini hanno vissuto delle fragilità e comunque subiscono ancora, magari dal punto di vista anche emotivo, psicologico, emotivo, delle fragilità importanti. Certo, infatti noi assistiamo a uno spopolamento, ad una diminuzione dei bambini nelle scuole e nella città, nei paesini di montagna soprattutto, e quindi vorremmo offrire a queste popolazioni delle opportunità per valorizzare il proprio territorio e non sentirsene penalizzati per essere stati lì
nati lì e non altrove. Certo, e poi sono iniziative appunto che per quel che riguarda Teramo Children, insomma, abbracciano davvero tantissimi ambiti, anche il benessere scolastico, il ragionamento che si fa anche sull'edilizia scolastica, proprio legato anche al discorso dell'edilizia antisismica, della ricostruzione. Siete partecipi e presenti anche in questo dibattito. Cerchiamo di, insomma, siamo molto attivi. Presenti sui tavoli, insomma, anche istituzionali, dove si discute del futuro delle scuole di Teramo e dell'area del cratere. Come Teramo Children abbiamo proprio scritto insieme, abbiamo costituito un tavolo dove abbiamo scritto insieme all'Ordine degli Architetti, degli Ingegneri, della Provincia, dei Comuni, della Pubblica Istruzione, proprio dovrà diventare una legge regionale Delle linee guida, un regolamento. Delle linee guida, ma proprio anche normativa. Sì. Per la costruzione dell'edificio, dell'edilizia scolastica. Che tenga conto, insomma, di tutti quanti gli aspetti non legati solo al di sicurezza, benessere ma anche di offerta dello studente e educativa. Del bambino. Perfetto, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro spazio, dunque il nostro tempo è volato parlando di questi argomenti piacevoli legati ai bambini, alle letture, insomma, alla crescita emotiva e culturale della primissima infanzia. Ringrazio Anna Di Monte per essere stata con noi quest'oggi. Grazie a voi. Vicepresidente di Teramo Children e volontaria di Nati per leggere. Continueremo a seguire, insomma, i progetti e le iniziative di queste due realtà. E l'appuntamento è domani nella casa di Giovannina. Domani pomeriggio, dunque, dalle 15 in poi. Accanto alla De Jacobis, in quartiere Gammarana, alla casa di Giovannino. Siamo dunque ai saluti, io ringrazio voi che ci avete seguito da casa anche questa mattina. Il nostro appuntamento di prima mattina torna domani puntuale alle ore 7 con Dorotea Mazzetta. Grazie e arrivederci.